Fischia l'arbitro, inizia qui Juventus Next Gen Pescara, 20ª giornata di campionato. Cuppone cercato ma non trovato da Merola, buona l'uscita di Stivanello, poi da terra Guerra, adesso Cuppone, opportunità per il Pescara, Cuppone con il sinistro, da Fara, una volta, due volte da Fara, anche a chiudere su Merola, gran doppia parata di Giovanni da Fara. Lo rivediamo qui il tentativo di Cuppone, da Fara ci arriva, non trattiene ma è bravissimo ad andare a chiudere su Merola che cercava una sorta di tocco sotto. Damiani, appoggio in avanti dell'ex Palermo, Asa fa gioco e crea molto bene lo spazio per Comenensia, ha una corsia da attaccare, mette in mezzo Salifu, deviazione sul primo palo, c'è stata una sporcatura, sarà corner, prima sortita offensiva dei bianconeri con Di Kenny Salifu, servito bene da Comenensia. Prende la rincorsa Canciano che gioca all'indietro. Alloy. Squizzato, destro da Fara, respinta corta, Canciano. Vantaggio del Pescara al minuto 20. Tap-in vincente di Gianmarco Canciano che sblocca la sfida qui al Moccagatta. Da Fara era riuscito a respingere il primo tiro da fuori. Non può nulla sulla conclusione corta di Canciano. Possesso palla per i bianconeri. Rowi, arriva Asa che la reclama. Rowi preferisce Samuele Damiani, porta avanti il mediano, torna bene da Rowi che ha spazio per far partire il cross, lo effettua in mezzo, secondo palo Comenensia al volo tagliando verso l'area piccola, la deviazione, palla sul fondo, la Juve c'è e reagisce, aspetta il posizionamento dei compagni. Rowi batte dalla bandierina, Rowi mette fuori la difesa al controllo di Damiani, potente, preciso sul primo palo, la prima firma in bianco nero di Samuele Damiani, 1-1. 40esimo minuto, la Next Gen livella la partita, gran gol da fuori dell'ex Palermo che raccoglie la respinta al limite dell'area dopo il colpo di testa di Cuppone sul corner. Coordinazione perfetta per battere Plizzari. Squizzato, altra opportunità, non passa, gran chiusura di Jonas Rowi che sta crescendo, libero Asa, Rowi vuole in avanti Guerra davanti a Plizzari, deviazione, rischia l'autorete il Pescara e palla sul fondo, sfortunata qui la Juve che ha avuto addirittura l'occasione di ribaltarla prima della pausa. Palla larga, arriva un altro traversone, quello di Savona, la parata su Cerri da parte di Plizzari, Juventus vicina ancora una volta al 2-1, cross di Savona sul primo palo, Cerri ha cercato di sorprendere il portiere Scuola Milan che però è stato bravo. Juve che adesso ha in mano il pallino del gioco, sta cercando a più riprese di essere efficace là davanti. Rowi fa partire Asa, Guerra riesce a vincere il contrasto molto bene, Caparbio, Guerra dentro per Asa, il tocco, Comenensia, tutto solo Comenensia, Livano, Comenensia, 2-1, meritatissimo per la Juventus che passa a condurre, la ribaltata del tutto la Next Gen, la seconda rete in campionato di Comenensia, un gol anche in Coppa Italia Serie C, ma questo pesa tantissimo. Azione corale della Juve che con pochi tocchi è arrivata a liberare Comenensia, col piattone preciso batte Plizzari e adesso è 2-1 al minuto 56. Vuole partire Merola, duello con Rowi, resiste Merola, va a terra Rowi, per l'arbitro è tutto regolare, Merola dentro da Cuppone, di ritorno ancora Merola, palla che sfila Cuppone, 2-2. Ha pareggiato il Pescara all'ora di gioco, Luigi Cuppone in un attacco creato da Merola, Cuppone se la ritrova in area piccola con freddezza, batte da Fara, avanza ancora la Juventus con Comenensia, palla dentro Guerra, Simone Guerra sul primo palo si fa trovare prontissimo e la Juve è di nuovo avanti. Verticalità, velocità d'esecuzione per la Next Gen. Comenensia dopo il gol disegna l'assist per Simone Guerra che segna il sesto gol in campionato. Si apre la difesa del Pescara.
Guerra, rapace d'area per il 3-2. Savona prende ampiezza, si è sganciato come Nensia per lasciargli spazio. Guerra, Plizzari deve intervenire per respingere. Guerra sta diventando una spina nel fianco del Pescara. Rowi calcia in mezzo, colpo di testa di Guerra, doppietta personale, Simone Guerra, prima col destro, poi di testa, la doppietta è servita, assist di Rowi, poker della Next Gen, era nell'aria, il quarto gol è arrivato sull'asse Rowi Guerra, che si fa trovare pronto a ridosso dell'area piccola, in corna in porta, non può nulla Plizzari, e la Juventus va in paradiso, va a più due. Tuniov col sinistro forte sotto la traversa, spiazzare da Fara, gara riaperta al 92esimo e ora c'è un finale da vivere in apnea. Entra in area Cuppone, Stivanello e poi anche Le guadagna un fallo importantissimo, attenzione perché il secondo giallo per Mesic, finisce sotto la doccia anzitempo, rimane in 10 il Pescara, espulso Ivan Mesic. Tuniov batte corto, finisce qui la partita, non c'è più tempo, spreca così l'ultima punizione il Pescara, scade il recupero, la Juventus Next Gen batte 4-3 il Pescara di Zeman.